Radio Kalashnikov, bentrovati anche oggi. Allora, siamo prossimi ormai all'arrivo del Ferragosto, quindi abbiamo raggiunto e sopravanzato ormai il pieno dell'estate, ci avviamo verso la china discendente che porterà al settembre, al solito settembre dei buoni propositi. Dunque, arrivati a questo punto, si può già tracciare un primo bilancio su un'annosa questione che si ripropone puntualmente ogni anno, ovvero con l'arrivo dell'estate e delle alte temperature, il problema dello smaltimento degli anziani. Come sapete, la sanità e l'INPS li guardano come nemici giurati da eliminare. Questo per un po' per un paradosso del nostro paese che è retto da una gerontocrazia degna del più geniale Romero, quello degli zombie, ovvero di pochi asserragliati, ottuagenari, che detengono le redini e tengono fuori la massa zombificata del resto del paese, parimenti avanti con l'età. Infatti, come sapete, abbiamo un'età media tra le più alte al mondo. Quindi, dicevo, lo smaltimento degli anziani, questi anziani che la sanità e l'INPS per motivi di bilancio guardano come nemici giurati da eliminare, ma anche gli uffici postali, visto il rallentamento nelle code che provocano quotidianamente. Non solo, ma il terziario li considera soggetti dannosi proprio per l'economia, perché stanno sempre a bofonchiare sui prezzi e sul resto e poi non distinguono i 10 centesimi dai 20. Di contro, per quelli che controllano l'attraversamento pedonale fuori dalle scuole o si occupano dei nipoti durante l'assenza dei genitori, c'è qualche minima considerazione in più. Ma va detto anche che questa cosa non ha ancora alcuna incidenza nel PIL, considerando poi che per lo Stato sarebbe conveniente maggiormente fornire un incentivo ad assumere badanti moldave sotto costo. Dunque, alla fine di questo giro di perlustrazione vediamo che il problema sta sempre lì intatto. Si è provato in vari modi. Voi avete potuto notare ci sono anziani che vagano nei supermercati d'estate, lasciati là dalle famiglie, qua generalmente nei corridoi del settore dei surgelati. Oppure ci sono quelli che hanno provato ad abbandonarli all'IKEA. Ma la questione è molto complessa perché li lasciano all'IKEA considerando che nel tragitto circolare dantesco dell'IKEA si perdano. E effettivamente questo succede spesso, ma lì viene un problema perché poi l'organizzazione dell'IKEA è là con questi commessi con le magliette gialle che cercano di dare indicazioni per portarli all'uscita, insomma poi ci sono i messaggi. Quelli del Kinderai che insomma il signore è desiderato, insomma si crea uno stato di anarchia che nella nazistica organizzazione dell'IKEA non è permessa e quindi anche questa soluzione è stata considerata inutile. Ci sono quelli che provano anche l'abbandono delle strutture ecclesiastiche estive, però oltre all'8 per 1000 che già incassano, ci sono pure queste rette esosissime di questi centri con queste suore messicane arcigne che li tengono al guinzaglio, insomma. Quindi la situazione è sempre questa. Quindi l'annosa questione si pone sempre nei soliti termini. Che fare? Le risposte non ci sono. Qualcuno ha pensato, visto che generalmente gli anziani hanno sempre l'abitudine, proprio d'estate, nel mese di agosto, c'è sempre qualcuno che tira fuori l'idea. Ci sono quelli che dicono lasciatemi a Fiuggi a fare le cose, oppure ci sono quelli che dicono no, fammi andare a trovare mio zio cosa a prima porta. Cioè, con i 40 gradi c'è sempre qualcuno che è costretto a accompagnare qualche parente al cimitero per queste visite in pieno agosto, per ricordare. E niente, anche in questo caso si spera che la concomitanza con la terra faccia il suo. Neanche questo ha funzionato. Quindi la questione che la lasciamo aperta così, quello che pensate, signori, che fare? Come smaltire questi anziani?